Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui per farvi vedere dei prodotti made in Corea da un sito che vende sia prodotti coreani che cinesi che giapponesi che italiani che americani che di tutto il mondo e soprattutto prodotti coreani. È la seconda volta che ci collaboro in realtà, perché la prima volta avevo scelto Dolce di Dolce Gabbana, che vi avevo fatto vedere in un video passato, non mi ricordo il titolo del video, però era un video passato, e poi altre cose, e mi ero trovata veramente tanto 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 bene, tant'è che mi hanno riproposto la seconda collaborazione, il secondo giro di collaborazione, e io ho accettato. E questa volta mi hanno chiesto di scegliere dei prodotti coreani per farci appunto un beauty haul. Questi prodotti io in realtà li ho già provati, li sto già provando, e volevo anche parlarvi di come mi sto trovando. Quindi è sia un haul che una specie di review, simil review. Non dico proprio il review, perché per dire review dovrei tipo provarli per un tot di giorni e poi dirvi effettivamente se funzionano o meno. Questa è la scatola dove mi è arrivato il tutto. Sono stati talmente carini che io purtroppo avrei dovuto pagare la dogana, e tanto, tantissimo. Se vi posso consigliare, se vi va di scegliere qualcosa da questo sito, magari fate un ordine per volte. Io adesso non so le spese di spedizione quanto siano, però consiglio personale, se volete acquistare anche qualche prodotto che vedete qui, prendetene uno, poi fate un altro ordine e ne prendete un altro, per dire, perché tendono a fermarli essendo prodotti in crema, essendo prodotti liquidi, la dogana li ferma più facilmente rispetto magari ai vestiti o cose varie che vendono sempre anche su questo sito. Il primo prodotto che vi faccio vedere è questo fondotinta cushion, io non so come si pronuncia. Si chiama Innisfree con l'SPF 50 altissimo, ed è appunto quel fondotinta cushion, vabbè, con la cialdina praticamente gommosa con tutti i buchini, dove voi andate a pigiare sopra questo cuscino e fuoriesce poi il fondotinta. Ero veramente curiosa di provarlo perché è da un po' che sono usciti, volevo provarlo, quindi l'ho preso, e devo essere sincera, mi aspettavo una copertura maggiore. Infatti l'ho già usato, come vedete ce l'ho addosso adesso, ma ho usato chili e chili di correttore, per quello è bello coprente, sembra bello coprente, però ha veramente un effetto super naturale. La cosa figa è che finalmente ho trovato, cioè so dove andare a puntare sui fondotinta chiari, perché in Corea, perché quelli coreani, come suppongo quelli cinesi e quelli giapponesi, sono veramente molto molto chiari. Però è figo come fondotinta, perché è veramente simpatico, fa molto ridere, fa tante battute simpa. Prossimo prodotto che vi faccio vedere è questa, che si chiama Dark Repair Yacht Activator, ed è un anti-imperfezioni con un attivatore che sbianca le macchie rosse, le macchie scure. Infatti l'ho preso perché nella descrizione di questo prodotto c'erano anche le review di altre persone. Io in pratica ho preso tutti i prodotti che erano stravotati bene, perché ovviamente essendo prodotti coreani non conosciutissimi da noi, non sapevo dove andare a parare, insomma dove andare a cercare prodotti che fossero top per il mio tipo di pelle. Si è suicidata la scatola, quindi dicevo, eccomi. Quindi niente, ho dovuto prendere le cose che erano votate benissimo. Questo qua mi ha sbiancato in una notte le macchiettine che ho di cicatrici rosse dei brufolè. A lungo andare spero che le sbianchi del tutto. La cosa figa di questo prodotto è che si chiama Vampir con la N, non con la M, e ha il simbolino dei dentini, della bocca con i dentini da vampiro, è carinissimo. Mi piace un sacco il packaging di questo prodotto, anche perché ha questo prelevatore a schiaccio, come si chiama? Tipo a contagocce. Sì, ed è fatto in questo modo, appunto al suo interno c'è tutto il prodotto. Il prodotto è veramente scivoloso, fa fatica ad assorbirsi, perché vi conviene magari stenderlo dopo il tonico e lasciarlo asciugare per poi applicare successivamente la crema o il siero, insomma dipende dalla vostra skincare quotidiana. Prossimo prodotto è questo qua, che è un Ultra Vitalizing Snail Serum, ed è appunto un siero di bava di lumaca. Sì, vi avevo detto nei weekly vlog che stavo aspettando questi prodotti, e quindi niente, sono super contentissima di averli, soprattutto questi alla bava di lumaca. Fa schifo, lo so, però aiutano tantissimo la pelle impura con acne e tutte queste, con il pH insomma rimbambito, e aiuta tantissimo a riparare tutti questi problemi che si hanno. Questo è un siero, quindi io lo applico successivamente dopo questo qui. Il siero è fatto in questo modo, ce n'è abbastanza, e ho letto che all'interno di questo siero c'è il 23%
di bava di lumaca, insomma, non so, chiamarla bava di lumaca è brutto, ma è comunque secrezione di lumaca, fa anche più schifo, mi sa, vabbè, insomma, questo è. Io faccio una, qua consigliano una, due, pump, pump, due pigiate, io ne faccio solamente una. Anche questa, la consistenza è molto scivolosa, perché essendo bava di lumaca, la consistenza è quella, e è un po', insomma, scivolosa, ecco, non so come spiegare al meglio questa parola, scivolosa. Infatti, per parlare di quest'altro prodotto, questo è il prodotto credo più schifoso da maneggiare che io abbia mai provato, però allo stesso tempo è quello che vedo che nutre veramente tantissimo la pelle. La marca è Scenic Snail Matrix Cream. Vi assicuro che questa è la crema della vita, cioè veramente mi piace un sacco. La consistenza è veramente, la vedrete adesso, molto molto babosa, non so come descriverla, fa schifo, Però, a parte il profumo è buono, non ha un profumo schifoso, perché altrimenti non la metterebbe, credo, nessuno, non la venderebbero. Però è veramente la consistenza bavosa e fa un po' senso. A me sinceramente poco importa, perché sapevo che andavo incontro a una cosa del genere, essendo bava di lumaca quella, e non te la possono dipingere per qualcos'altro. Però so appunto che mi fa anche bene alla pelle, quindi ho voluto prendere tutta questa linea qua, che può sembrare un po' horrible. È la più scivolosa di tutte. E quando va l'applicate non è... non è fresca, come magari ci sono alcune creme che quando le stendete vi danno quell'effetto un po' fresco sul viso. Questa invece si riscalda molto bene e lo lascia proprio a temperatura ambiente. Non sentite come se avete applicato proprio una crema fresca sopra. Ci mette tantissimo ad assorbirsi, infatti vi consiglio di massaggiarla benissimo, oppure di utilizzarla quando siete sicure che non dovete uscire, non dovete metterci sopra altre cose, perché è bene lasciarla, secondo me, agire tutta la giornata. Io la applico la mattina e adesso non la sto applicando la sera, perché voglio applicare un'altra crema che vi faccio vedere successivamente, che è appunto questa crema qui, che è in questa mega scatola. Questa qui è la crema più votata del sito, perché è la crema con maggiori proprietà nutritive. Si chiama Nursing Cream per le pelli veramente veramente molto secche. Io non ho una pelle secchissima, però quando avevo fatto l'anamnesi della pelle, quando ero andata da Calleis, oddio, scusate, non riesco a parlare, mi avevano detto che avevo la pelle in questa zona molto molto secca, nonostante appunto i brufoletti, che di solito quando uno vede i brufoletti dice oddio c'è la pelle grassa, invece ho vista, invece no, io ho la pelle molto molto secca, e infatti andavo a curarla al contrario. Ho preso questa qua per aiutare un pochettino queste zone della mia pelle molto secche, che utilizzerò, dicevo, la sera. La crema, come vedete, è gialla, il pack è veramente carino, ma il packaging di tutti questi prodotti sono sfiziosissimi, mi piacciono un sacco. Però, come vedete, è ancora sigillata, non l'ho ancora provata, la proverò per la prima volta questa sera, e nel corso dei weekly vlog, se volete vedere come mi sto trovando, potrete vedere effettivamente come mi sto trovando. E non vi so dire molto su questa, perché appunto non l'ho ancora usata. Proseguendo, vi posso parlare di queste maschere che invece ho già usato, già fatto. Allora, sono della stessa marca queste qua, della Annie's Way. Una è una crema riparatrice tutta gellosa di lumaca, anche questa, perché vi ho detto che ho preso tutta la linea, cioè non la linea della stessa marca, ma ho cercato di prendere più cose varie sempre di bava di lumaca, perché fa bene. E questa qua l'ho già provata, la maschera in sé è gelatinosa, sembra di stendere proprio il gel per capelli, molto molto fresca, quindi vi consiglio magari di non muovervi troppo quando la fate, perché è anche molto liquida e tende magari a cadere se ne mettete troppa. Non si secca durante l'arco della posa, ecco, deve stare mezz'ora insieme a quest'altra che è sempre della stessa marca, Annie's Way. Consigliano mezz'ora di posa, quando l'andate a togliere lascia la pelle veramente molto lucida e molto liscia. Ho visto che però entrambe hanno la stessa funzionalità, nel senso che lasciano la pelle allo stesso modo, non ho visto cose diverse utilizzandole in due giorni diversi, ecco. Apro una parentesina, quando ho preso questa, che appunto c'è scritto Charcoal Black Jelly Mask, ero convinta fosse la maschera nera, quella famosissima orientale che tutti provano in questa zona qui per i punti neri, che quando si secca andate a toglierla tipo cielo fa. Invece no, all'apertura è questa maschera semi grigia, trasparentata, ed è identica a questa, solo che è un po' più nera. Stessa consistenza, stessa posa, stesso effetto, quindi non so se tra le due magari vi consiglio di più questa. Ho scelto anche questi bellissimi baffi per quando voglio andare in giro e sembrare un uomo. No, scherzo, questi qua sono dei baffi di gelatina, anche questi, della marca Tony Moly. Tony Moly è famosissima anche questa. Non ho ben capito gli ingredienti, perché ci sono i disegnini, ma non lo so, tipo questo sembra un fagiolo nero, uva, credo more, non lo so, vabbè. E questi ancora non li ho provati. Perché sono a forma di baffi, vi chiederete? Sono delle patch per il sorriso, nel senso che voi li andate a stendere in questa parte qui del viso, dove avete di solito le rughettine d'espressione. Io ne ho, cioè io ce le ho perché rido molto. Ogni volta devo tipo andare a compattare il fondotinta in questa zona, perché mi si formano le pieghettine,
e quindi sembro vecchia. Applicando queste qua dovrebbe attenuare le rughettine, anche se non lo fa, è veramente carina come cosa rilassante e sfiziosa, perché avete dei baffi poi, quindi non vedo l'ora anche questi di provarli, magari li proviamo insieme in un weekly vlog. Ultima cosa che ho scelto di questo mega pacco, questi sticker, che ho notato che c'è scritto Polaroid Deco Stickers, quindi for Instax Mini, quindi credo siano per l'Instax. Mi sono autorisposta perché io ne ho già usati alcuni per la mia planner e ho notato che infatti questi sticker sono molto molto grossi, molto spessi. Ci sono due colori, grigio e nero in bianco, e invece in rosa e grigio, che sono praticamente gli stessi, doppiati però in rosa. Per la maggior parte c'è scritto tipo happy birthday ovunque, lo sto dicendo all'italiano, happy birthday. Però sono veramente carini. E niente, patatine e patatine, questo era il video su questi prodotti coreani. E come vi ho detto, io nel corso dei miei weekly vlog utilizzerò questi prodotti perché ormai fanno parte della mia skincare quotidiana, e ve ne parlerò più avanti per dirvi come mi sto trovando, o vedrete voi stessi poi sulla mia pelle effettivamente se stanno facendo qualcosa o meno. Quindi niente, vi mando un mega mega bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!